mondo senza guerre, tappa umbra d'Attiliano della marcia mondiale per la pace e la non violenza, la delegazione accolta da autorità e scolareschi. Tappa umbra ad Attiliano in provincia di Terni della marcia della pace partita dalla Nuova Zelanda e che si concluderà, che raggiungerà la cordigliera delle Ande dopo aver percorso 100.000 chilometri. Il servizio di Paolo Raffaelli. Il valore simbolico è assai grande, ma la marcia mondiale per la pace e la non violenza che oggi ha toccato l'Umbria ad Attiliano vuole avere un ancor più grande valore concreto di incontro, formazione e sensibilizzazione. Questo è il senso di un percorso di 100.000 chilometri via terra attraverso i continenti che dal 7 al 12 novembre attraversa l'Italia e che oggi dopo Firenze e prima di Napoli ha fatto tappa in Umbria. Ad Attiliano la delegazione è stata accolta in piazza Vittorio Emanuele II dalle rappresentanze istituzionali cittadine e regionali e anche dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole elementari e medie di Attiliano, Alviano, Giove, Lugnano e Pennainteverina. La tappa italiana è a metà di un percorso intercontinentale che ha preso il via dalla Nuova Zelanda il 2 ottobre, nel giorno anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, e dovrà concludersi, secondo i programmi, il 2 gennaio 2010 sulla cordigliera delle Ande al confine tra Cile e Argentina. Tra i promotori dell'associazione Mondo Senza Guerre ci sono la Croce Rossa e Amnesty International, il premio Nobel per la letteratura José Saramago e il premio Nobel per la pace Desmond Tutu. L'organizzazione della Tappa Umbra ha visto protagonisti il Movimento Umanista, il Messaggio di Silo, l'Associazione sulla Strada e la parrocchia di Attiliano con il patrocinio della Regione Umbria.